questo strato, infatti, nel libro viene paragonata ai passaggi d'epoca più importanti della nostra storia. The Challenge of the Digital Economy. Perché questo libro e perché un libro in inglese? Intanto perché dovevamo parlare al mondo, tutti noi italiani siamo fieri di essere italiani, abbiamo la lingua italiana, ma con la lingua italiana non si convincono gli inglesi, i cinesi, i tedeschi e insomma tutti gli altri che sono controparte con noi in questo dibattito su come sta cambiando la società al tempo del capitalismo digitale. E questo libro, tra l'altro con un editore importante come Palgrave Macmillan, ci consente di raccontare al mondo l'esperienza italiana, dalla Web Tax e non solo, al semestre di presidenza italiana. Penso che questo debba essere un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Lo abbiamo consegnato formalmente al Presidente del Parlamento Europeo, per fortuna italiano in questo momento storico, e ora tocca alla politica avere il coraggio di regolare alcuni fenomeni. Noi dobbiamo governare la digitalizzazione a cominciare dal far pagare le tasse a chi non le paga. I giganti del web devono pagare e non possono operare in paesi dove pagano 4 euro di tasse, non creano posti di lavoro e tutti i guadagni vanno in altre parti del mondo, mentre loro operano in Europa. Pochi anni fa chi parlava con spirito critico dei grandi giganti del web veniva accusato di essere un nemico dell'innovazione. È cambiato il senso comune del sentire. Sì, devo dire anche grazie al servizio fatto da alcuni giornali online come Key4Biz, alcuni siti. No, è cambiato radicalmente, nel senso che oggi c'è una consapevolezza diversa. Oggi non si vende più la bufola che la libertà e la rete deve consentire a tutti di fare quello che vogliono. Non c'è la libertà di non pagare le tasse o la libertà di schiacciare gli altri. Credo che in questi anni i governi europei non abbiano fatto nulla perché per inerzia, per pigrizia, infatti credo che Boccia abbia fatto, onorevole Boccia, una cosa molto intelligente, soprattutto a fare un libro in inglese, cioè a rivolgersi immediatamente a quella che è l'attenzione di un mondo internazionale. Ora in Olanda mi sembra ci sia una donna straordinaria che sta facendo una vera guerra con grande competenza e con grande onestà intellettuale. Qui abbiamo provato a farla, poi una mattina Obama ha alzato il telefono e ha detto: ops, perché scocciati i miei amichetti della Silicon Valley, che poverini sono talmente ricchi che se perdono un euro piangono? E subito la cosa è stata fermata.